E ora incominciamoci subito ad addentrare in quella che sarà la partita di giovedì di recupero con il Pontedera. Massimo, una partita che voi, intanto chiariamo subito, volevate giocarla l'altra domenica quando il terreno era rallentato, poi purtroppo ha piovuto nel momento in cui l'arbitro stava controllando la situazione, però tra voi e il Pontedera più voi che loro volevate giocare. È vero, è innegabile che, è ver che era vero, però io forse ero uno dei pochi che non ero d'accordo, perché c'era il discorso che noi cerchiamo di giocare a calcio, quindi in una condizione così sarebbe stato difficile e secondo me avrebbe avvantaggiato il Pontedera. E poi perché c'erano anche, tra virgolette, voci di mercato che potessero perdere qualche giocatore, che il caso specifico sarebbe, era Reghini. Però vuoi la fortuna, li ha privati di un giocatore importante. È vero sì che forse noi perdiamo Samuele, però loro perdono un pezzo importante anche loro. Quindi Ecco che Gigi Grassi, lo Gigi ricordiamo, Grassi proprio si è per lussato la spalla. Sì. l'infortunio, gli inviamo tanti auguri. Però sì, no, no, sicuramente gli inviamo tanti auguri di pronta guarigione. Ma a prescindere da tutto era una partita che sarebbe stata falsata, era inutile secondo me giocare, anche se giustamente il Viareggio preferiva giocare. Io non ero, ero uno dei pochi che non era d'accordo. Abbiamo visto inquadrato per un attimo anche Marcello Lippi che dovrebbe essere presente giovedì sugli spalti di questa partita. Ecco, che derby ti aspetti? All'andata intanto avete buttato via una grossissima opportunità per vincere, perché dal 2-0 due pari. Sì, l'andata è una partita incredibile che si era messa subito benissimo per noi, invece siamo riusciti a complicarcela con le nostre mani, indietreggiando troppo, rimanendo anche in 10 e prendendo un gol incredibile al 90esimo. Mi aspetto una bella partita, è per quello che ti dico, sono contento se non dovesse piovere, che, anche se le previsioni danno brutto tempo, che non dovesse diluviare, perché sarebbe stata una partita sicuramente brutta sotto il pantano. Invece spero che sia una partita equilibrata con due squadre che giocano a calcio, perché anche loro sono un'ottima squadra, hanno due ottimi solisti, a parte uno che adesso è infortunato, e sarà sicuramente una partita avvincente e speriamo che, di riuscire a riprenderci i punti che abbiamo buttato Ecco, via. qui le cose si erano messe bene perché appunto Arrighini che avevamo nominato aveva fatto gol nella sua porta, poi De Vena alla fine del Devena. primo tempo 2-0 e poi ha influito probabilmente anche le espulsioni della Latta a 10 minuti dalla fine, anche se poi loro hanno trovato il gol della domenica, no? Nel senso perché Sì, il due pari mi pare insomma che sia. all'ultimo un lancio lungo, l'abbiamo letta male la situazione, siamo riusciti a prendere gol, però era già un po' che stavamo soffrendo, avevamo smesso di giocare il secondo tempo. Dispiace perché ormai la partita sembrava fatta, invece ci siamo portati a casa soltanto un punto. Ecco, e lì in quel momento il Pontedera era prima in classifica, era un Pontedera che stava viaggiando bene, poi ecco, si è un po' afflosciato, usiamo un termine così che non è neanche molto bello, però c'era da metterlo magari anche in preventivo, un po' di flessione per una partenza a razzo che aveva fatto. Sì, le squadre neopromosse, soprattutto all'inizio, sono pericolosissime perché vivono degli entusiasmi della passata stagione. Poi sicuramente si sono livellati i valori, però non dimentichiamoci che ha pur sempre 28 punti e ha, secondo me, un'ottima squadra perché era sicuramente ottimamente allenata, perché è stata costruita bene da Paolo Giovannini e allenata bene da Indiani. E per di più hanno un terminale offensivo fantastico, e in queste categorie qua, quando prendi pochi gol e sei organizzato e ne fai tanti, Chiaro che sei messo l'assenza di bene. Grassi ora sarà molto importante per il Pontedera. Manuel Pera, che è arrivato anche lui, però è squalificato. Probabilmente si ipotizza che possa giocare Piccone insieme con Arrighini, che Arrighini lo davano in partenza per Pisa. Ma ora forse questo infortunio di Gigi Grassi ha frenato anche la possibile cessione di questo giocatore. Però alle porte, poi Massimo, anche se diciamo. Bisogna parlare di una partita per volta. Ci avete poi anche l'Aquila, però io ne approfitto perché chiaramente noi andiamo in onda in questa settimana alla vigilia delle due partite. Proprio un'Aquila che si è rinforzata anche sul mercato, quindi senza dubbio ha fatto vedere la sua forza all'andata, anche se io ritengo sia una partita falsata perché subito siete rimasti in 10 con la tua espulsione e quindi è tutta condizionata. Però Sì, ecco. l'Aquila è sicuramente un'altra ottima squadra, costruita bene, presi i giocatori di categoria, ma bravi, e hanno un buon collettivo, stanno facendo tanti gol, si sono rinforzati, quindi sicuramente sarà una partita molto importante, però purtroppo se noi vogliamo cullare sogni di ipotetici playoff bisogna cercare di fare bottino pieno.
Ecco, sia col Pontedera chiaramente che con l'Aquila, anche perché ecco, sono tanti punti da dover conquistare per raggiungere proprio questi Sì, playoff. sicuramente se vuoi continuare a sperare, almeno 4 punti sono obbligatori. E poi ti ripeto, siamo sempre lì, come dice il mister, noi la partita dopo è sempre la più importante se riusciamo a fare bene quella che dobbiamo incontrare. Per adesso ce la stiamo facendo, qualora dovessimo fare risultato pieno col Pontedera, ci ributteremo dentro la bagarre al playoff e niente vieta che ci si possa pensare. Poi c'è ancora questa decisione che deve prendere la commissione disciplinare anche per la Nocerina, vedremo un attimino se a seconda di cosa accadrà per la partita farsa come è stata definita con la Salernitana, se vengono tolti dei punti, se c'è una penalizzazione, se c'è delle squalifiche, quindi anche questo potrebbe in qualche modo influire questo girone di ritorno. Sì, quello non sta a noi deciderlo, non so che cosa possa venire fuori perché, come dicevo anche prima, prima di prendere una decisione così importante, insomma, ci devono pensare bene, anche perché mi sembra che sia stata già gestita male all'inizio questa situazione, perché ci sono le regole, sono andati fuori da queste regole, ma noi calciatori sono andati fuori quelli che hanno costretto, secondo me, i tifosi a Nocerino con la tessera del tifoso a non potersi presentare a Salerno, perché io sono dell'idea che se fai una tessera del tifoso devi essere pronto a accettare i tifosi che hanno una tessera del tifoso, se no non la fai e chiudi lo stadio. E mi dispiace anche per i ragazzi di Nocerino che in quella partita lì hanno subito uno stress mediatico incredibile. Gli arbitri della partita con il Pontedera dovrebbe essere il solito Bellotti di Verona, mentre l'arbitro di domenica prossima con l'Aquila sarà il Luzzi di Molfetta. A proposito di questa partita, come nella gara di andata i comitati dei familiari delle vittime della strage di Viareggio, che sono gemellati con quelli dell'Aquila in occasione purtroppo del terremoto, si uniranno anche per la partita di domenica, ci saranno degli striscioni, verrà letto un comunicato e i giocatori entreranno in campo con delle magliette commemorative, ovviamente attendono l'ufficialità da parte della Lega Pro, però come l'ha approvato e l'ha concessa all'andata, sicuramente verrà fatto anche per il ritorno. Anche questo, diciamo Massimo, è un'occasione per non dimenticare queste tragedie. Sì, sicuramente è stata un'occasione toccante sia all'andata come lo sarà al ritorno, per come dici te, non dimenticare e ricordarsi di quello che è successo e stare vicini alle persone che sono rimaste e che hanno perso tantissimo. Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, una squalifica pesante per l'allenatore dell'Ascoli, ben 6 giornate, Bruno Giordano, perché al termine della gara avvicinava l'arbitro per protestare per il suo operato e afferrandolo per un braccio gli rivolgeva una frase offensiva. Tale comportamento veniva poi ripetuto anche negli spogliatoi. 2 gare per quanto riguarda Papini del Lecce, una gara a Catacchini del Catanzaro per quanto riguarda i giocatori del nostro girone, Crivello e Frara del Frosinone, Legittimo del Grosseto, Crialese della Nocerina, Monopoli e Perrotta della Paganese, Pizza del Viareggio, però come avete sentito va ormai all'Avellino, e poi squalifica per una gara l'allenatore del Catanzaro Brevi, e inibizione fino al 18 febbraio per il dirigente Ortoli del Catanzaro, poi ammende 1.500 euro per l'Ascoli, 1.500 per il Perugia, 1.500 per il Barletta. Quindi decisioni pesanti, questa squalifica massimo di 6 giornate per Bruno Giordano è davvero, diciamo, priverà la sua squadra di averlo in panchina. Sicuramente è pesante, però per prendere 6 giornate qualcosa deve aver fatto perché è innegabile, se no non te le darebbe. Poi, soprattutto in un momento così particolare dell'Ascoli, almeno lui dovrebbe cercare di essere un pochino più lucido. Qualche settimana fa era uscita anche una graduatoria della classifica per quanto riguarda il buon comportamento, la Coppa Disciplina, voi siete messi bene, quindi dobbiamo dire che dal punto di vista comportamentale, anche perché le vostre sono diciamo, le squalifiche che arrivano per doppia ammonizione, quindi diciamo che anche questa è un'altra nota a favore. Sì, è una nota a favore, il discorso della disciplina è tutto, però è anche vero che insomma, quando ci sono qualche squalifica in più vuol dire che la squadra è abbastanza viva. Magari l'importante è non farsi espellere per cavolate, però insomma, anche quando si dà una scarpata in più è sempre buono.
Vediamo le partite di domenica prossima: Benevento, Pontedera, Frosinone, Nocerina, Grosseto, Gubbio, Lecce, Perugia, Pisa, Catanzaro, Prato, Paganese, Salernitana, Barletta, Viareggio, L'Aquila. Quindi abbiamo visto anche questa nuova giornata con altre partite importanti e interessanti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Massimo Gazzoli, che dire, il Viareggio ci spera in questi playoff, anche perché è bene avere un obiettivo davanti. Sì, l'obiettivo è fondamentale, ci spera fino a domenica. Domenica tireremo le somme e martedì, quando vi rivedrete, si saprà che fine potrà fare il Viareggio. Martedì prossimo avremo come ospite Marco Rosafio, giocatore che arriva da Lecce, un fantasista che è schierato nel tridente di attacco. Ricordo ancora che la trasmissione può essere seguita anche sul nostro sito www.tv.it. Ringrazio come sempre Guido Casotti e Lorenzo Bertolucci che l'hanno coordinata, Marco in regia e tutti voi che come sempre ogni settimana siete numerosi, ci seguite. Ricordo la trasmissione numero 14 di quest'anno, la 150esima di Bianco Nero. Sono numeri importanti che dimostrano l'attenzione che la nostra emittente, che noi TV, ha per il Viareggio. E ricordiamo e salutiamo ancora una volta Samuele Pizza, che se n'è andato ad Avellino in Serie B, coronando un sogno della società di lanciare come sempre i giocatori delle categorie superiori, e speriamo che di qui alla fine del campionato possa accadere anche per qualche altro suo compagno di squadra. Grazie e l'appuntamento a martedì prossimo.